i mortificanti consigli dello psicanalista. E se aveva sempre vissuto da coniglio, c'era certamente qualcuno che gli poteva insegnare a vivere da leone. Addio, mamma. Chi fottuto bastardo è? Senta, signor Hurrican, sono quel... c'è quel ragioniere, quello che deve prendere il diploma di per diventare... Chiamesso... Sally! Chi è? Sì, 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 gli ho portato. Selene, of course, eh? Certo. Metti a table. Era un terrificante residuato d'Italia 90. Rifiutato anche dalla madre patria, era rimasto in Italia, dove metteva a frutto il suo talento per tenere corsi di grinta e di violenza. Ecco, basta, finito tutto. Che schifo! Chi fa schifo? Tu fa schifo! E io? Ah, sì, è giusto. Tuo vestito fa schifo! Leva giacca di ragioniere! Scusi, aspetta. Take it all off! Everything! Via coletto bianco con culotta che impicca! Calma. Everything! Aspetti! Tu nudo ancora più schifo! Sit down! Che fa? Oh! Aia! Oi, 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 oi! Che dolore arrendo! Aia! Oi! Come on! Come on! Ok, finito tatuaggio! Come on, move! Now let's see it! Ah, wonderful! Esperienza allucinante, terribile è stata. Ma che c'è scritto qua? Non si capisce niente. Certo, adesso io spiego, tu solo devi capire. Meno male. Right. Perché tu, tutte le mattine, quando guardo allo specchio, tu dici, io amo fantocci, io odio tutti gli altri, amo fantocci, sì. Ok? Ma mi scusi, sa, dottor Hurrican, ma un attacco di pignorere, ma mio nome non è Fantocci, ma come lei ha inciso, ma è Fantozzi, con really? Z, capito? Fantozzi. Fantozzi? Sì, Fantozzi. Ok, just a minute. Scusi, quel che è giusto è giusto, non è perché... Che fa? Ok, ready? Che fa? Io cancello! No! Errore! Io mi amo Fantocci! Perché io mi chiamo Fantocci! No, vestiti, ho capito? Fantocci! Scusi, mi scusi, sì. Signor Hurrican, sa mica dov'è una tazza, una toilette? C'era! Vabbè, ma perché devo fare... Insomma, sto esplodendo, c'è una pressione vescicale... Sta zitto! L'atmosfera come un camion. Camion, vediamo. Scusi un attimo, Ehi! Hey! Ma dove è andato? Sono qua, sto leggendo, sto guardando in un cassetto alcune pratiche. Devo scrivere una lettera. Un momento. Estraggo il moncherino. Si ricorda che ci avevo detto che ero già un po'... Zero adesso. Sono proprio una bambola totale. Come on. Adesso vediamo qui, ci sono dei miseri resti. Ok. Lesson number one. Non ho capito quello che ho detto. Tu adesso entra in negozio e ruba stereo. Ruba uno stereo. Ruba, bello, grande, portatile. Sì, va. Il mio si è rotto. Ma suo sir, lei non ne può fare a meno, no? Vabbè, va. Tu paura? Sì, bevi una birra, che ti dà carica. Bevo una anch'io, ok? Bevo anche una birra. Che c'è adesso? Dottor Hurrican, ho inghiottito una spoletta. Mi farà bene per il colpo? Ah, come on, ma let's sì, go. Come on, ma chi se ne frega? Con coraggio, adesso entriamo io e lei e... No, tu va, io sta qui. Lei rimane qui? Vabbè, da solo devo andare. Allora vado. Scusi, mi posso fare il segno della croce? No. Ah, shit! Neppure il segno della croce. Vabbè, è che sono un po' imbranato. Sono un esordiente totale, dottor Hurrican. Totale. Thank you.
furtone totale! Che furtone, sono tutti alibiti! Via! Avanti, guida! Hurry up! Guarda che sono meno pratico, eh! Glielo dico io, ingegnere Hooligan, io sono molto poco pratico, veramente! Vai, avanti, metto in moto. Che fai? In moto e adesso stiamo andando. Tu hai spento! Dove va? Venga qui, si fermi! Ha dimenticato la garanzia, lo scontrino fiscale e il resto. Le serve la fattura? Tu hai comprato! No. Ma fatto uno sconto eccezionale. Tu hai comprato! Sì, signore, ci sono anche due pile in regalo. Arrivederla e grazie. Due pile in regalo, quindi... Tu mangia pile! Mangia! Mangio, perché non ho fame adesso. Ne vuole un... No! Mangio io, Bontò. Le lezioni di reati contro la proprietà, vandalismi e violenze presero un'intera settimana. Oggi tu spacca lampadario. Chi spacca lampadario? Tu spacca lampadario. Io? Ma non c'è motivo, scusa. Meglio. Ah, meglio, sì. Per un perfetto tiro con frombola. Perfetto tiro frombola. Prendi questo. No, tenga l'eme. No, prendi questo. Non sono capace. Tu impari, facile. Sì, prendi questo. Prendo questo. Adesso caricare con biglia d'acciaio. Questa la mangio subito. No, metti qua. La metto qua. Metti qua. Una palla enorme questa. Allora prendi fiato. Prendo fiato. Tira. Tiro. Tira. Tiro. Di più. Di più. Di più. Di più. Molla! Ah, shit! Tu fai schifo! Per l'esercitazione di violenza contro ignoti si era ispirato alla famosa scena di un film. Aia! Ma il treno di Fantozzi invece che in partenza era in arrivo. Si è fermato qui. Adesso riparte, no? Adesso fra quanto riparte? Ma che succede? Che fa? Aspetti un momento, qui ce n'è più. Un momento, poi spiego. Un momento, aiuto, signor Unica! Non farmi niente, che domani ho l'esame, devo studiare, devo. Aia, devo studiare, devo mettermi subito a studiare. Dunque, niente. Sono fottuto, non ce la posso fare. Quello mi bocio, non me lo dà il diploma. Ma in che cosa consiste questo esame, Ugo? Cosa consiste? Devo scimpare una vecchia. Vecchia quanto? Una vecchia, una vecchia. Mi ci vedi tu a me mettermi lì e scippare una vecchia? Sì, se la vecchia sono io. Mi trucco, cammino col bastone e... Ma Pina, ma davvero faresti tutto questo per me? Sì, se per te è importante, Ugo. È di vitale. Allora non ti preoccupare, ti aiuto io. Presero accordi minuziosi sull'ora e sul luogo. Che c'è? Cosa? Gohan! Questa! Scippa questa! Scippa! Che aspetti? Gohan! Questa non è la Pina, cioè non è la mia, voglio dire. Quella non c'ha una lira, si vede, quindi io... Eccola! Eccola. All right, then. Go! Vado! Per diplomarsi a pieni voti, Fantozzi aveva fatto riempire la borsa della Pina di tutti i loro risparmi. E dai, per favore, molla, Pina! Mollei, Fantozzi! Per un tragico scherzo del destino, Fantozzi aveva scippato il depravato Duca Conte Barambani, che si era travestito la vecchia per andare a insidiare gli allievi della scuola svizzera. Fu riesumato e condotto davanti al consiglio dei 10 assenti.